Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram, al link che trovate qui sotto in descrizione. Dunque signori, oggi sono qui per darvi un po' di dettagli e novità per quanto riguarda Spider-Man No Way Home. Dettagli che secondo voi potrebbero arrivare dal trailer? No, perché il trailer continua a non uscire e penso che non lo vedremo mai. In compenso però questa notte sono state pubblicate tantissime immagini per quanto riguarda il merchandise del film, tantissime grafiche che saranno poi applicate a t-shirt, felt, magliette, calze, insomma un botto di vestiti e altro. E in compenso qualche ora fa alcuni leaker hanno anticipato quello che potrebbe essere il look finale di Electro, Doctor Octopus e Goblin. Quindi direi di partire subito coi cattivi di Spider-Man e partirei da Electro. Jamie Foxx, quando aveva confermato il suo ruolo all'interno di Spider-Man No Way Home, aveva dichiarato che questa volta non sarebbe stato blu, riferendosi appunto al look che aveva dato al personaggio in The Amazing Spider-Man 2 con Andrew Garfield nei panni di Peter Parker. Secondo i leaker questa volta la sua pelle avrà una colorazione sul giallo e indosserà una sorta di giubbotto smanicato da lavoro di colore verde. Sono curioso di vedere come faranno questo personaggio, soprattutto dal punto di vista del design, se prenderanno la versione di The Amazing Spider-Man 2 e la ricoloreranno semplicemente di giallo, se cambieranno alcune cose, soprattutto vorrei vederlo con la maschera, coi fulmini, come nella versione a fumetti. Passando invece a Doctor Octopus, i leaker confermano che il suo look sarà identico a quello di Spider-Man 2. Vi ricordo che infatti Molina aveva dichiarato durante un'intervista, che secondo me ha fatto incazzare a bestia Kevin Feige, che il suo personaggio verrà preso nell'esatto momento in cui lo vediamo morire in Spider-Man 2, mentre sta affogando nell'Hudson. Aveva dichiarato inoltre che sarebbe stato ringiovanito, quindi dovrebbe essere quel Dr. Octopus, dovrebbe essere l'Octopus che arriva dall'universo di Sam Raimi, e mentre a differenza con Electro, se sarà di colore giallo, se sarà differente, potrebbe venire da un altro universo e non per forza dall'universo di Andrew Garfield, dato che comunque adesso con l'introduzione delle varianti eccetera possono fare semplicemente quello che vogliono. Invece passando a Goblin, i leaker confermano che questa volta Willem Dafoe dovrebbe avere nuovamente l'armatura, ma questa armatura avrà delle colorazioni di verde e viola, riferimento appunto al costume classico del personaggio. Vi ricordo solo per diritto di cronaca che al momento gli unici confermati ufficialmente sono Electro e Doctor Octopus. Per quanto riguarda Goblin, Lizard, Rhino e l'Uomo Sabbia, che dovrebbero essere gli ultimi quattro a comporre questo gruppo di Sinistri 6 nel Marvel Cinematic Universe, sono stati rumoreggiati da diverso tempo, sono stati rumoreggiati da diversi leaker, ma non sono ancora stati confermati ufficialmente da nessuno. Ricordatevelo, gli unici confermati ufficialmente Electro e Doctor Octopus. Passiamo invece adesso ai design, perché ce ne sono alcuni decisamente interessanti. Nella maggior parte dei casi vediamo Peter con i tre costumi che indosserà all'interno di questo terzo capitolo dedicato appunto all'arrampicamuri di casa Marvel, e abbiamo l'Integrated Suite, che è quella con il ragno dorato che era stata anticipata dai set Lego e dai Funko Pop, il costume nero che a detta dovrebbe essere il costume classico però senza una base, dovrebbe essere l'interno del costume classico rosso e nero, e appunto il costume classico rosso e nero che cambia pochissimo rispetto a quello di Far From, giusto qualche dettaglietto tipo sul braccio, qualche bordino bianco sul ragno centrale, per il resto è praticamente uguale a quello che abbiamo visto nel finale di Far From Home. Oltre a Spider-Man però abbiamo tantissimi altri design con protagonista anche Doctor Strange, e molte volte sono insieme, che secondo me potrebbe andare a significare che Strange avrà un ruolo molto molto importante all'interno del film e non sarà ridotto solamente a un piccolo cameo. Inoltre volevo farvi notare alcune cose, tra cui questo design dove vediamo Peter lanciare una sorta di ragnatela che crea portali magici, molto molto figo. Questa sorta di bracciale tra l'altro era stato anticipato anche dalla Hot Toys, e avevo già detto quando ho fatto l'analisi di quell'immagine che ricordava appunto i disegni dell'occhio di Agamotto, di tutti i vari oggetti magici di Strange, quindi confermato direi ufficialmente che riuscirà a lanciare magie tramite questo bracciale il nostro Peter Parker. Ed inoltre possiamo vedere alcuni design che vanno a confermare il fatto che ci saranno, soprattutto secondo me all'inizio del film, due fazioni per quanto riguarda i civili: chi crederà a Mysterio, chi crederà all'inganno di Mysterio che abbiamo visto alla fine di Far From Home, e chi invece sosterrà comunque Peter Parker. E questa cosa era già stata anticipata dalle primissime immagini dal set, dove si vedevano alcune locandine con appunto
scritto Misterio ha ragione, supporta Misterio, eccetera. Secondo me questa parte però verrà gestita solamente nei primi quarto d'ora, 20 minuti del film, anche perché se dovessero esserci realmente i multiversi, gli altri Spider-Man, gli altri cattivi, non c'è il tempo materiale. Secondo me la prima parte del film vedremo appunto Peter che dovrà affrontare il suo smascheramento in qualche maniera, andrà a Doc Strange, succederanno cose, arriveranno gli altri Spider-Man, i cattivi, insomma un po' di cose. Magari prima dell'uscita del film, dopo aver visto i primi trailer, farò un mio video dove vi esporrò quella che secondo me sarà la trama del film. Immagini, ragazzi, veramente molto molto fighe. Io sono curiosissimo di sapere la vostra opinione, sia per quanto riguarda il probabile look dei tre villain che abbiamo citato prima, sia cosa ne pensate di queste nuove promo art per quanto riguarda il merchandise. Io spero che questo trailer arrivi presto, perché siamo in questo limbo e la situazione secondo me sta anche diventando abbastanza ridicola. Cioè preferisco vedere qualcosa nel trailer che starmela spoilerare dalle immagini dei videogiocattoli, dalle immagini delle magliette, dalle immagini delle Funko Pop. Per carità, bello vedere il costume nero, però volete vederlo per la prima volta, per esempio nel primo trailer? Secondo me avrebbe reso molto molto di più. Comunque, fatemi sapere la vostra opinione con un commentino qui sotto, mi raccomando. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi, come sempre, come al solito, ci vediamo con il prossimo video, che, salvo bombe dell'ultimo minuto, sarà molto probabilmente la reaction di What If mercoledì. Ciao!